Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Costantino Vitaliano ha per anni ricoperto la scena del mondo dello spettacolo. Ecco perché, ad un certo punto, non lo abbiamo visto più. Chi di noi non ricorda Costantino Vitaliano, uomo che ha raggiunto la fama dopo aver partecipato a Uomini e Donne, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi. Da quel momento in poi il ragazzo è riuscito a conquistare una gran parte dei telespettatori italiani grazie alla sua simpatia. Da un po' di tempo a questa parte però poche sono le notizie che sappiamo su di lui, se non che ha dovuto affrontare uno dei periodi più difficili a causa di una grande perdita. Nell'ultimo periodo abbiamo visto Costantino Vitaliano protagonista di un'intervista, che possiamo leggere su Solo Notizie 24, in cui ha parlato a lungo della sua vita. Di sicuro ha provato grande gioia nel momento in cui è venuta al mondo la sua primogenita. È lui stesso a rivelare di trascorrere gran parte del suo tempo con lei. Non nasconde il fatto di essere finalmente riuscito a trovare l'amore della sua vita proprio in lei, Irene Casartelli, donna con la quale oggi fa coppia fissa. Pare che, per lui, questo possa essere definito un periodo molto felice. Un qualcosa che Costantino merita di sicuro, appunto perché Costantino Vitaliano è uscito di scena? Nel corso di questa intervista viene chiesto a Costantino anche se desidererebbe partecipare al Grande Fratello VIP. L'uomo però dà una risposta negativa, in quanto il suo sogno è ben diverso. Egli desidera condurre un programma in cui fare da padrone di casa. Nell'intervista però Costantino affronta anche un argomento molto difficile, riguardante la morte dei suoi genitori. È lui stesso ad affermare che due sono stati gli avvenimenti della sua vita che lo hanno portato a cambiare per il dolore. La perdita dei genitori e la nascita della figlia. Dopo aver detto per sempre addio alla madre e al padre, l'esistenza di Costantino è cambiata del tutto. È sprofondato in un vortice fatto di tristezza e dolore. Tutto ciò termina fortunatamente con la nascita della piccola Ayla. Una bambina avuta dalla relazione con Elisa Maria, che ha rimescolato le carte in tavola, così che finalmente Costantino possa dirsi felice e appagato della sua vita. Che fine ha fatto oggi Vitaliano? Era il 2015 l'anno in cui ha iniziato a lavorare come personal shopper, professione che porta avanti ancora oggi e che sembra amare davvero molto. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.